Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale una bella Honda CX 650e del 1983. Una moto che ho salvato dalla rottamazione una ventina di anni fa, facendola prendere ad un amico che l'ha utilizzata fino al 2010, dopodiché l'ha fermata in un garage e qualche mese fa mi ha chiesto di prendermi cura di questa moto, quindi me l'ha ceduta. Io l'ho portata a casa, adesso fa compagnia alla mia Ducati SS750 e devo decidere di metterci mano per fare un bel ripristino e rimetterla in strada. Adesso ve la voglio presentare, vi voglio fare vedere questa moto che secondo me è un gran bell'oggetto. Purtroppo negli ultimi anni sono state oggetto di stupri da parte di molte persone che le avevano acquistate a poco prezzo per poi trasformarle in café racer. Questa è una moto che è completamente originale, completamente conservata. Gli unici due particolari non conformi all'originale sono gli indicatori di direzione anteriori e posteriori, che in questo caso sono uguali, perché al posteriore venivano sostituite per consentire di montare gli attacchi delle borse Krauser ogivi, che erano molto in auge all'epoca. Quelle posteriori avevano una forma carenata che andava ad occupare parecchio spazio. Ma quando mi capiterà di trovarle, penso di rimontare le sue originali. Non dovrebbe essere difficile. Ecco, lì vi stavo indicando la forma dell'indicatore di direzione posteriore. Questa è una moto, secondo me, molto, molto interessante. Honda aveva dato la sua interpretazione del bicilindrico AV trasversale, motore che è la bandiera della casa di Mandello, Moto Guzzi. Loro però, secondo me, avevano fatto veramente un bel lavoro, mettendo raffreddamento a liquido, montando la frizione con l'accesso dal frontale, quindi qui non è necessario andare a smontare il motore per intervenire sulla frizione. Poi su questa moto c'erano veramente tante chicche molto molto interessanti. Al posteriore un monoammortizzatore con i leveraggi progressivi, il classico ProLink di Honda, cerchi scomponibili in lega, i Comstar che Honda ha utilizzato fino all'87-88. Un bel impianto frenante con pinze a doppio pistoncino, il ponticello antisvergolo sulla forcella anteriore e una cura costruttiva che, oserei dire, allora era solamente prerogativa delle motociclette della Honda. A onor del vero, bisogna menzionare il fatto che questa motocicletta fosse piuttosto costosa, costava addirittura quasi 1 milione di lire in più della BMW R65. E sappiamo tutti che BMW non aveva sicuramente dei prezzi per le sue motociclette popolari. Questo giustifica ampiamente anche la qualità delle finiture. Qui su questa moto, come si può vedere, c'era un largo uso di alluminio. I supporti delle pedane guidatore sono in alluminio, i supporti pedane passeggero sono in alluminio, il maniglione del passeggero è in alluminio, un cruscotto molto molto curato sia per fattura che per dotazione, con contachilometri, contagiri, temperatura del liquido refrigerante, indicatore del livello della benzina,
Poi, non ultimo, trasmissione cardanica, frenamento liquido. Anche l'inclinazione dei cilindri, come potete vedere, era rivolta verso l'interno, di modo che i carburatori potevano essere più centrali e non toglievano spazio alle gambe del guidatore. Uno dei difetti 15 anni, risaputi che avevano le moto Guzzi. Un completamente stuprate, sellone che totalmente adesso è praticamente compromesso. impossibile da vedere, comodissima, comodissima sia per il pilota che per il guidatore. Insomma, secondo me complessivamente è un gran bell'oggetto, insomma, veramente molto molto curata. Prestazioni molto interessanti, motocicletta da 180 km all'ora, molto rotonda, con un'erogazione corposa. Bella, molto molto bella a mio modo di vedere. Adesso non mi resta che fare un bel